una storia, seppur diversa, che ha dei parallelismi con queste donne. Anche lei è sola. Perché è stata sola per anni a combattere contro la mafia? Caro Giletti, lei sta facendo una rivoluzione. Lei sta facendo una rivoluzione. Io la ringrazio a nome di tutti noi, veramente, per quello che sta facendo. Perché il silenzio stampa è stato spaventoso. Perché nessuno ha mai osato alzare il velo su tutto questo. Perché i soprusi non conoscono sanzioni da noi. Perché la gente ha paura. Ha paura perché sa che invece le punizioni per chi alza la testa contro il sopruso sono terribili. Non si può pretendere un popolo, tutto un popolo sia eroico, non si può pretendere. Quindi io spezzo una lancia anche a favore di questi signori che non parlano e che non vengono. Quel vuoto, e che non partecipano, buio, sì. Quel silenzio. Perché perché siamo tutti soli. Perché quando si denuncia, ovviamente le forze dell'ordine sono al nostro fianco, ma tutto il resto poi? Poi cosa succede? Lo sconfinamento è stato derubricato, quindi archiviato, tutto archiviato. Le mucche hanno dietro personaggi potentissimi. Un giorno questi terreni devastati saranno destinati all'eolico, probabilmente. E questo significa tanti, tanti fondi europei. Anche a lei hanno ammazzato i cani? Beh, ma sì, beh. No, tante dico cose, tra le tante cani, cose. Cani, pecore, di tutto. Ecco, ma che cosa le è successo prima di andare a far vedere questo servizio che abbiamo? Ma noi... Lei aveva, questa villa meravigliosa, palazzo straordinario. La proprietà è stata interamente occupata dalla criminalità organizzata e è stato, diciamo, la sede di un grande latitante. Chi è che coglieva gli asparagi nella sua villa? Mio padre racconta nelle sue memorie, Francesco Agliata, che è stato un grande siciliano che si è battuto contro tutto e a favore della Sicilia per 95 anni di vita, nelle sue memorie racconta, anzi descrive un capitolo in cui Villa Valguarniera viene definita dal clan provenzano la San Marino di Don Binno, perché era un luogo dove loro erano liberi di fare quello che volevano. E quindi significava anche costruirsi una quantità di case abusive, occupare la proprietà, anche i saloni, anche le parti affrescate della casa. E per voi non c'era, lei era sola a combattere contro questa situazione? Sì, sì, in effetti sono tornata apposta, io sono tornata in Sicilia, io facevo tutt'altro mestiere, scrittrice, traduttrice, islamologa, eccetera, eccetera. La Signora degli Anelli, esatto. Ha tradotto Tolkien, la prima traduzione che è stata fatta, quindi ha una storia importante. Senta, noi questa storia e questa sua storia la continueremo a seguire e la inviteremo in altre circostanze. Io vorrei però che ci aiutasse a tradurre assolutamente, guardi, questo passaggio. Mi ha molto impressionato la sua perseveranza. Io per anni ho cercato riscontro e da giornalista, da scrittrice, da persona che aveva contatti importanti. Non sono mai riuscita a trovare una sponda, mai oggi nessuno. Oggi ce l'ha e per noi cui... dobbiamo farla, quella che chiama lei rivoluzione culturale. È una rivoluzione culturale. Dobbiamo farla assumendoci la responsabilità.